Enrico Voltolini, Oakland, 34 anni, ti abbiamo intercettato in palestra, sono le 9 di sera a Oakland, qua quelle del mattino naturalmente. Una domanda velocissima per i nostri amici che ci seguono qua dal Golfo dei Poeti e dalla Liguria. Voltolini nasce a Piacenza e poi capita a Lerici. Come mai? Ah, molto semplice, mi avevo una casa al mare, d'estate o nei weekend io scendevo a Lerici e andavo al Circolo Erix per andare in barca. E ha imparato quindi dall'Optimist o qualcosa di Io ho più? imparato dall'Optimist con Vasco Bardi, che mi faceva da istruttore, poi andavo su delle barchette monotipiche 24 durante l'inverno. In realtà io nuotavo, ho nuotato fino a 18 anni e poi a 19 sono andato a vivere a Lerici perché ho iniziato a frequentare l'università, il Polo Marconi, Ingegneria Nautica, e quindi mi sono trasferito stabilmente a Lerici. E hai trovato Davide San Piero che ti ha portato in barca. E ho trovato Davide San Piero che mi ha portato in barca e mi ha iniziato alle regate sui monotipi. Poi io avevo passione per le classi olimpiche, ho sempre pensato che le classi olimpiche fossero la base e il punto d'arrivo della vela, quindi mi ero comprato un laser usato, ho iniziato ad andare in laser assiduamente, poi sono passato al fin perché il mio fisico non mi permetteva di regatare alla pari con il laser, e dal fin poi sono passato alla Star con Valentin Mankin e Diego Negri, andavo in barca con Diego Negri, Valentin era il nostro allenatore. E il miglior risultato che abbiamo avuto è stato vincere l'Europeo a Dublino. E purtroppo molti sanno la storia, non abbiamo partecipato alle Olimpiadi di Londra perché abbiamo avuto dei problemi durante il mondiale di qualificazione e sono tornato in Finn. Ho fatto il quadriennio, lo scorso quadriennio in Finn e mi ha chiamato Maxi Rena, in realtà per la seconda volta perché mi aveva già chiamato nel 2011, per chiedermi se volevo provare a fare una selezione per entrare nell'equipaggio di Luna Rossa. E sono stato preso. Bene, Questo è un po' il riassunto. quindi diciamo che tutto è iniziato dal Golfo dei Poeti, da Lerici, tutto è iniziato dall'Erix. Abbiamo qua il presidente Carlo Stefanini. Un ricordo, un commento, un qualcosa su Enrico. Io Enrico l'ho visto recentemente all'Opera quando ci ha concesso una intervista con i ragazzi della squadra agonistica. E lì veramente mi ha colpito come si è comportato, un po' come fratello maggiore per i ragazzi, poi come un velista competente e anche poi preciso come un ingegnere. Ma a parte questo, ha detto anche una cosa che a me non è sfuggita e spero che non sia sfuggita neanche ai ragazzi, e volevo far tutti partecipi di questo. Lui ha detto è importante che quando uscite ragazzi, con tutti prima di tutto uscite con qualunque tempo, e poi quando tornate a casa cercate di memorizzare quello che avete imparato in modo da poter migliorare la prossima volta. Io credo che questo sia un po' il criterio che lui ha usato per sé, ma credo che valga un po' per tutti, e di questo volevo ringraziare Enrico. Bene. San Piero, Davide, Enrico. Io voglio dire solo una cosa, perché Enrico parla delle sue avventure in maniera estremamente, non se la tira neanche un po', nel senso, ma Enrico ha fatto due campagne olimpiche sfiorando per due volte le Olimpiadi, ha vinto questo europeo a cui non ha dato nessun peso, ma un europeo di star non è una cosa che la vincono tutti. E quindi, cioè, la sua modestia e la sua pacatezza nel raccontare queste cose è quasi imbarazzante. Siamo in un mondo dove la gente se la tira perché vince una Coppa Maralunga o una prova del campionato invernale. E qua siamo di fronte a un campione vero, reale, che possiamo vivere e toccare tutti noi, che ha girato tutto il mondo e sta girando tutto il mondo.
se ha vinto la Prada Cup e adesso affronterà la Coppa America, qualsiasi risultato venga sarà comunque un successo, e il bello è trovarlo ancora così come lo abbiamo lasciato qualche anno fa, quando andava in Optimist, quando andava in Finland, veniva a fare le regate con noi. E quindi veramente per noi è motivo di grande orgoglio averlo tra noi e rivederlo ogni volta all'Erich, dove ha la barca, dove c'è suo padre, che ogni non dico ogni giorno, ma quasi tutti i giorni esce in Finna ancora adesso. E quindi insomma tutta la sua famiglia fa parte, è stata adottata dall'Erich in maniera importante. E quindi niente, siamo veramente orgogliosi di tutto questo. Bene, quindi l'Erici, grazie, una fucina di campioni, e Voltolini è rappresentante di questi campioni in giro per il mondo. Carlo, mi sembra che volevi fare una domanda a Enrico in merito al percorso. La domanda è questa. Mi pare che il campo di regate sia relativamente stretto per le barche così veloci, tant'è vero che molto spesso vanno da un boundary all'altro senza magari cercare di stare dalla parte favorita del campo. Questo mi sembra che è un po' un limite. Non è che sentite il campo di regata troppo stretto? Beh, allora, per esigenze di spettacolarità sono stati messi questi boundary ed è evidente, sono stati provati anche nelle classi olimpiche, nel 49er, e rendono la regata un po' più accesa. Ovviamente in condizioni di vento medio e leggero, dove si pagano tanto le virate, le manovre in generale, si cerca di andare il più possibile da un boundary all'altro, possibilmente in fase con i salti di vento. Ovviamente se c'è un motivo tattico, quindi di marcatura dell'avversario, si vira anche prima, però è una cosa che uno vorrebbe evitare, fare meno manovre possibili. Ne avete fatte tante, mi sembra, in una regata. Sì, c'è stata una regata sul campo Eco con Nord-Est, e abbiamo fatto 17 virate, una regata. Quello era un motivo tattico di match race, di copertura. Si virava quando virava l'avversario. Ovviamente con queste barche è molto difficile andare in copertura, perché la parente è sugli 11 gradi di bolina, quindi dovresti proprio metterti praticamente davanti. Quindi cosa succede? Che in un bordo riesci a metterti davanti, nell'altro sei a 90 gradi, quindi cerchi di coprire almeno per un lato, mentre su una barca più lenta, con la parente più ruotato, il cono d'ombra che riesci a fare è molto più largo. Ma le virate a questo punto qua ve le chiama il tattico, o è una questione anche di timoniere, o lavorano insieme? Ovviamente lavorano insieme, quindi Pietro, Checco e Jimmy decidono qual è la strategia e la tattica. Il racing software è chiamato quindi i boundary, quello che voi non lo sentite attraverso i microfoni, perché non tutti i microfoni hanno un registratore. Però vengono chiamati i boundary, il tempo al boundary, il tempo alla lei, da un altro ragazzo che è Gilberto Nobili, che chiama le coperture dalla sua parte. Io chiamo le coperture dalla mia parte, quindi quando l'altro sta per virare o sta per strambare, chiamo l'azione dell'altra barca. Quindi diciamo è come una barca vela normale, alla fine non, semplicemente va molto veloce i tempi di reazione sono stretti, quindi diciamo che il vostro ruolo a bordo non è solamente quello di girare le manovelle, ma anche quello di dare, sia in regata che soprattutto poi nel post regata, dare le indicazioni, diciamo, a tutto il team. Assolutamente, la cosa fondamentale in questi team di Coppa America, che io ho imparato in questi anni, è dare dei feedback ai designer. È l'unico modo per avere uno sviluppo del mezzo.
Quindi abbiamo questi debriefing con gli allenatori, parliamo con i tecnici e cerchiamo un modo per manovrare meglio, per andare più veloce sempre di più. Bene. Davide? Io volevo farti una domanda, Enrico. Vedo che regattate sempre in zone molto protette dove c'è mare praticamente piatto, o perlomeno onde poco importanti. Avete mai provato queste barche con onda formata? Abbiamo provato, allora ovviamente non sono barche, chi naviga col foil sa bene che l'onda è un grosso problema. Anche un'onda piccola per un mot, un'onda che per qualsiasi dinghy non dà nessun problema, dà dei grossi problemi, perché ovviamente andando veloce il foil tende a uscire dall'acqua, quando esce dall'acqua il foil non ha più importanza e quindi tende a cadere, e questo vale anche per gli AC75, quindi si cerca zone con acqua piatta. E noi abbiamo navigato un giorno con c'era anche un video dalla Sala del Diavolo a Cagliari con un vento da su, uno scirocco abbastanza forte con onda, e non era facile, non riuscivamo, perché il nostro scafo ci dà tanta come dire, ha un buffer rispetto agli scafi precedenti, quindi tocca questo skeg senza toccare tutto lo scafo e rimbalzi sull'acqua, fai una specie di skimming. Però non sono barche per navigare nelle onde, ecco. C'è stata una regata dove avete trovato un po' d'onda e si è visto un paio di volte che sia voi che gli inglesi vi siete impuntati, ma riuscendo a venirne fuori abbastanza, forse meglio voi degli inglesi. A bordo sì, lo sentite questa cosa? Sulla nostra barca è una sensazione veramente particolare, perché non hai la sensazione di toccare. Poi ovviamente dai numeri e dai video dici, ah, stavamo toccando tanto, però non hai questa sensazione. Ora tutte le quattro barche, tutte le barche due sono molto simili in questo, mentre invece prima sia gli americani che gli inglesi che avevano questa barca piatta, classica diciamo, che viene chiamata shoebox, tipo scatola di scarpe, quando toccavano venivano quasi risucchiati, no? E quindi rallentavano molto. Quindi questa forma prua allungata che alare che spinge quasi, se tocchi ti ributta fuori, è una scelta. Sì, sono due gli effetti. Uno è quello di avere poca superficie bagnata quando non sei ancora in una situazione di volo, quindi di avere gradualmente sempre meno superficie, mentre invece con una barca piatta passi da toccare tutto a non toccare. E poi l'altro è questo effetto che si cerca in queste barche di end plate, quindi di chiudere tra lo scafo e la superficie dell'acqua. Chiudere il più possibile in maniera tale che l'aria non passi sotto creando un attrito, bene, una resistenza. Bene. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Ora, ovviamente le mani tienile sotto, tanto noi non le vediamo le tue mani, ma Cagliari sarebbe un campo di regata ideale per fare una Coppa America? Sì, di tutti i campi di regata italiani, Cagliari è forse il più indicato, perché c'è sempre vento, anche troppo a volte in realtà, però comunque la mattina riesce a uscire col maestrale che non è ancora forte. C'è acqua piatta, perché quando c'è maestrale l'acqua è piatta. Anche d'estate, quando fa la brezza, non c'è tanta onda. Quindi sarebbe un campo di regata ideale, penso che sia... Certo, adesso ovviamente incrocio le dita se vincessimo la Coppa America. Qua. Incrocio le dita dei piedi. Sarebbe Cagliari, credo, ospitare. Poi ovviamente perché, sono cose perché, che non controllo io, potresti spingere per il Golfo dei Poeti comunque. Il Golfo dei Poeti. No, io porto... Cioè, il Golfo dei Poeti, sai bene che io amo il Golfo dei Poeti. È troppo piccolo e poco ventoso. Si potrebbe fare nel canale di Porto Venere, un po' strettino, però facciamo gli ACS 7.5 invece che 75. Esatto. Comunque voi ci scherzate, ma io ero stato a Bari a parlare con aiuto, mi sfugge il nome, per portare all'epoca ancora delle barche a Chiglia, eccetera, eccetera, alla base. Nel caso qua a Spezia, cioè c'era stato un tentativo di
di portare la Coppa America qua a Spezia, proprio considerate le aree portuali e quant'altro. L'arsenale. Parlo ancora di 20 e passa anni fa. L'arsenale. Volevano proprio portarle in porto, perché dove adesso ci sono le crociere, in pratica fare delle basi lì e poi regattare fuori dal golfo. Era, come si chiama, La Rouge, l'onorevole di Bari. Ah, sì. Ero andato giù, mi aveva pagato il volo, mi aveva ospitato al circolo di Bari, che è un circolo da far paura. Avevamo pranzato insieme, poi avevo preso l'aereo e ritornato su. Quindi un tentativo c'era stato. Però il golfo è un posto stupendo per navigare. Però con queste barche penso anch'io che sarebbe proprio impensabile. Ecco. Serve veramente tanto spazio a terra e anche tanto spazio in mare. Sì, sì. Speriamo di non doverci alzare più a quest'ora, no, parte o una o l'altra, cioè nel senso che a questo punto o rimane lì oppure vabbè, c'è sempre l'opzione Mirati, che non è detto che poi alla fine si mettano d'accordo e non vada in porto quella, considerato anche i soldi che ci sono in ballo. Ah sì, io sono all'infuori di tutte queste scelte, decisioni politiche, anche perché appunto faccio il velista e non faccio parte del core o dell'organizzazione. Sono meccanismi molto complessi che vanno dietro al denaro, quindi Vabbè, l'importante è appunto che tu continui a fare il velista, continui a farlo bene, continui a fare il secondo tattico, diciamo, perché le chiamate appunto che fai sono era per modo di dire. E quindi ti auguriamo tutti quanti un futuro che ti meriti, perché visto quello che hai già dato alla vela italiana a questo punto qua è quella di Ricina, perché portare in giro la bandiera dell'Eriks, insomma, mi sembra tanta roba. Vedo Carlo che sta godendo. No, effettivamente è qualcosa che ha un impatto sui giovani, ha un impatto sul circolo stesso. E non mi può che fare un gran piacere. Comunque vada, la festa all'Erici quando torni. Prima vai a vedere il pargolo e poi dopo vieni all'Erici e ti facciamo la festa. Ma il pargolo è all'Erici o è a casa dei nonni? No, è a casa dei nonni. Casa dei nonni, ho capito. Sì. Comunque, diciamolo a questo punto, diciamolo ai nostri, diciamo, amici di Acqua di Mare, che Voltolini è un fresco papà che però per il momento non ha ancora potuto godere dell'abbraccio del pargolo o pargola? Pargolo, Tommaso. Tommaso, quindi diciamo che la dinastia dei Voltolini continua. E quindi sì. un altro ottimista, laserista, finnista. E speriamo Coppa America. Speriamo. Bene, ragazzi, direi che questa chiacchierata per Acqua di Mare la chiuderei qua. E Enrico, ti guardiamo, ti fiamo per te, lo sai, tutto il golfo ti fa per te. E niente, grazie mille. Avremo occasione, ci risentiamo e vediamo se c'è qualche bella novità. Facciamo di nuovo un'altra registrazione. Volentierissimo. Ok, grazie ancora, chiudo la registrazione. Ciao Enrico. Ciao.